Rieccoci, oggi siamo con il cremonese Luca Dal Monte, autore di Belli e Dannati, come erano giorni che tutti avevamo vissuto. Eccolo qua, 12 racconti. Tu sei stato nel cuore della Ferrari, sei stato nel cuore della Maserati e quindi hai una visione molto particolare, però queste sono 12 storie che non sono biografie di piloti, ma sono altra cosa. Sì, questi sono, diciamo, sono 12 racconti, quindi narrativa, quindi non saggistica, che è il soggetto che di solito copro, ma ultimamente sto cercando di spaziare un pochino in quella che è la narrativa proprio per poter andare oltre quelle che sono le storie realmente accadute. Cioè parto da presupposti e da persone che hanno calcato la scena della Formula 1 negli anni 70, ma poi cerco di elaborare situazioni che non sono necessariamente accadute. Ripeto, prendendomi quella libertà che la narrativa mi concede, al contrario della saggistica, dove tutto naturalmente, giustamente deve essere documentato, quindi è tutto molto più rigido. Gli anni 70 non sono stati scelti a caso, sono un periodo molto particolare per l'automobilismo. Sì, gli anni 70, diciamo, sono quella che io definisco l'epoca d'oro dell'automobilismo sportivo, ma sostanzialmente sono la mia epoca d'oro, nel senso che è l'epoca nella quale io mi sono avvicinato alla Formula 1, quindi da Cremona, dal quartiere Po, in salotto guardavamo i Gran Premi e poi una volta all'anno si andava a Monza, certi anni si riusciva ad andare anche a Monte Carlo, ed erano piloti chiaramente con una personalità, senza togliere nulla a quelli odierni, con personalità più formate, probabilmente perché erano anche persone che erano arrivate in Formula 1 dopo aver compiuto sacrifici personali, non per essere diventati simpatici o utili a Helmut Marko, come succede invece adesso, per cui c'era secondo me uno spessore diverso. C'era anche il discorso che, contrariamente a oggi, purtroppo ovviamente l'automobilismo sportivo all'epoca era una disciplina pericolosa, e qui ti trovi davanti a personaggi i quali sceglievano di farlo scientemente, a delle donne che sceglievano di rimanere con queste persone pur sapendo i rischi che comportavano. Ed è una cosa, dal momento che non avevi a che fare con degli scalmanati, con degli incoscienti, secondo me è una cosa che affascina, perché devi cercare di trovare il perché queste persone facevano quello che facevano allora. Ecco, noi parliamo, tu parli di Clay Regazzoni, James Hunt, Emerson Fittipaldi, Niki Lauda, Manuel Fangio. Come costruisci queste storie? Parto da determinati personaggi che sono quelli che hanno influenzato la Formula 1 e il mio modo di intendere la Formula 1, o da situazioni, e allora scelgo anche piloti molto meno noti come Giunti in questo secondo libro, o come Roger Williamson nel primo Belli e Dannati. Cioè, perché? Perché ci sono determinate situazioni nelle quali loro si sono trovate, le persone che avevano attorno si sono trovate. Per esempio, una delle cose che ho fatto è stato analizzare, tu parlavi di Niki Lauda, nel primo Belli e Dannati ho analizzato invece una situazione che ha a che fare con Arturo Merzario, il grande pilota della Ferrari, che a un certo punto lascia la Ferrari perché deve fare spazio a Niki Lauda, e 2 anni dopo si trova a salvarlo dal rogo del Nürburgring, gli salva la vita, e a quel punto Merzario diventa un eroe. E a Merzario la cosa chiaramente non sta bene, perché? Perché lui è un pilota, non vuole essere ricordato per quello che ha fatto, cioè salvare la vita pilota. Lui vorrebbe essere ricordato per quello che ha fatto e ha fatto tanto in pista, e invece questo gli viene negato. E allora ho inventato una situazione nella quale Merzario, in base al mio racconto, a un certo punto gli vengono dei dubbi e dice: ma tiene conto, voi non sapete che a un certo punto in realtà, anziché tirarlo fuori, quando ho visto che era Niki, l'avrei lasciato lì. Perché? Perché è venuto quel momento di rabbia, come dire: mi hai portato via il posto in Ferrari, rimani lì. Ovviamente queste cose al Merzario non sono mai venute in mente, io immagino, ma è legittimo pensare che avrebbero potuto venirgli in mente. Ci fai un paio di altri esempi legati a questo secondo libro, di questi pensieri intimi trasversali? I racconti che si intitola Argenteria di famiglia, parlo di Peter Revson, che è un pilota americano che tra l'altro morirà l'anno dopo, ed è l'erede della fortuna della casa di cosmetici Revlon. E lì cerco di analizzare il perché un uomo come lui, che ha tutto nella vita, diciamo, che dalle corse sostanzialmente non può avere nessun guadagno né in termini di fama, di soldi, di celebrità, può trarne. Cioè, allora cerchi di entrare nella testa dei piloti per pensare che cos'è che glielo fa fare. Un altro discorso, per esempio, è Carlos Reutemann. Reutemann, dopo l'incidente di Lauda al Nürburgring,
viene assunto da Ferrari. Ferrari è convinto che Lauda sia finito e a Monza, di fatto, in realtà, Lauda torna e Ferrari si trova con tre macchine, perché Regazzoni è il loro pilota, Lauda è tornato e in più hanno Reutemann. In questo racconto, che io intitolo Il terzo uomo, che cosa vado ad analizzare? Vado ad analizzare il senso di, probabilmente, inadeguatezza che a un certo punto investe Carlos Reutemann, che dice: io sono qua, ma non so cosa sono venuto a fare, perché sono il terzo pilota della Ferrari, ma tutta la squadra, tutti i meccanici, tutti l'attenzione sono sugli altri due. E io che cosa ci sono venuto a fare? Ecco, diciamo in sintesi che racconti l'umanità che può essere dietro un grande campione o una persona di spicco nel mondo dell'automobilismo. Faccio l'ultimo esempio, dicevi prima Clea Regazzoni è tra l'altro il racconto Questione di cuore che chiude Belli e Dannati 2, e praticamente è il momento agrodolce, cioè a quasi 40 anni Clay torna alla vittoria, quindi dovrebbe essere un momento bellissimo, perché chiaramente è una soddisfazione enorme per lui, se vogliamo una vendetta nei confronti di Ferrari che l'ha fatto andare via 3 anni prima, ma lui sa già che l'anno prossimo questa Williams, che lui ha reso competitiva e vincente, perché quella è la prima vittoria della nuova scuderia Williams, lui non ci sarà più. Perché? Perché Frank Williams l'ha già sostituito con un altro. Ma allo stesso tempo Frank Williams ha un altro sentimento, anche lui agrodolce, perché sa che di essere debitore verso Clay, che l'ha portato alla vittoria, ma sa che l'ha già sostituito. Cioè è andare, ripeto, ad analizzare i sentimenti, le idee di queste persone, che comunque non erano autonomi, né i piloti, né i costruttori e tutti gli altri. Ecco, grazie per averci raccontato questo libro, Belli e Dannati 2. Siccome si dice che la letteratura è un antidoto contro le malattie della vita, ti prego di distillarci un paio di pillole di questo antidoto sotto forma di titoli di 2 libri dei quali consigli la lettura. Per chi vuole imparare a scrivere, consiglio Addio alle armi di Hemingway, un altro libro molto godibile dove anche si impara a scrivere, soprattutto i dialoghi, Il nostro agente all'Havana di Graham Greene. Grazie, grazie mille e alla prossima. Grazie a te Paolo, grazie.